Partiamo ovviamente il 23 giugno, dal 23 al 25 giugno, no? L'edizione di Disco Diva qui a Gabice Monti in Piazza Valbruna, dove vedremo quest'anno come programma venerdì 23 una serata dedicata all'Italo Disco e quindi diciamo un pubblico un po' più giovane, dove avremo come main artist Gazebo e poi il DJ Seth Capote, che è un DJ internazionale italo-tedesco molto conosciuto tra i giovani. Il sabato la tradizione come sempre, quindi Everybody Dance in questo caso, perché avremo pensato come ospiti, è tanto che li corteggiamo, le voci originali degli Chic. Quindi gli Chic con un live d'eccezione con gli Adicapongo, che è una band italiana famosissima. Quindi il sabato sera sarà un'esplosione di musica, di suoni, ovviamente anni 70. Per chiudere poi la domenica sera invece avremo l'esperimento che abbiamo fatto l'anno scorso con DJ Ralph, che si chiama Soul Dance, e che ovviamente è legato, uno si immagina Ralph, dice ma no, è giovane, le cose, cosa c'entra con la disco music? C'entra, c'entra perché lui nasce comunque con questo tipo di radici e ha messo a punto questo format proprio per Disco Diva. Quindi lui, dove prima si succederanno diciamo altri DJ più conosciuti tra i giovani, soprattutto pesaresi, riminesi, eccetera, completerà la domenica sera con questo format che già l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo. Poi avremo un DJ international, TBA, che non vi sveliamo, ma vi assicuro che non ve ne pentirete se verrete. Siamo arrivati alla nona edizione, la seconda post-Covid, perché ho messo questo nuovo intervallo temporale, ma ci fa piacere perché comunque abbiamo degli ospiti importanti, quindi voglio ringraziare davvero tutti quelli che, perché è un gruppo di lavoro importante, grosso, in primis naturalmente i fratelli Tassinari, quindi Cristina Tassinari e Checco Tassinari, che come direzione artistica sono i numeri uno e ci portano sempre a scoprire nuovi ospiti, nuove programmazioni, nuove artisti. Ringrazio Riviera Banca, il main sponsor di questa iniziativa. Il nostro comune ci ha sempre creduto con un impegno importante, perché la nostra manifestazione di punta, e speriamo che possa crescere sempre di più anche per i prossimi anni. Io sono orgoglioso di aver fatto nascere, chiamiamola, questa creatura e di averla portata avanti, e adesso inizia ad avere già un buon consolidamento, quindi un discreto appeal, sempre più conosciuta sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ce n'è per tutti i gusti, si può passare dalla spiaggia alla piazzetta e tutto ovviamente con la modica cifra, dico sempre, di 10 euro. E ovviamente ne devolremo una parte in beneficenza, per in questo caso ci sentiamo di darlo proprio alla Romagna per quello che è successo.